È stata un'iniziativa non del Consiglio Nazionale Ingegneri, ma ci tengo a precisarlo, del Centro Studi Urbanistico Provinciale di Potenza, di recente costituzione, che vede alla presidenza un collega di Lagonegro, il collega Gianluigi D'Alessandro, che ha dedicato parte della sua attività professionale in materia di competenze in materia di tecnica urbanistica. E il convegno a Maratea, perché Maratea lo riteniamo sia a livello locale ma anche a livello nazionale, col suo splendido ambito habitat naturale, rappresenta un luogo unico in cui è possibile parlare correttamente di sviluppo del territorio e di conservazione dell'ambiente. Riteniamo che dal convegno di oggi possano venire utili riflessioni e considerazioni e risoluzioni di problemi perché ci sia un corretto sviluppo del territorio, come dicevo, e soprattutto ci sia un rapporto con la pubblica amministrazione non di tipo puramente vincolistico, ma che veda i liberi professionisti, in particolare gli ingegneri, svolgere un ruolo di sussidiarietà e di supporto nei confronti degli enti locali a tutti i livelli, comunali, provinciali e regionali. Ingegnere, la domanda è scontata, quest'idea, anche se diciamo la verità, in quest'ultimo periodo è passata in secondo piano di togliere, di sopprimere un po' gli albi professionali, gli ordini, ecco, chiaramente la sua posizione non è favorevole. No, guardi, questa è una questione, oserei dire, antica, ma che è stata diciamo, risolta definitivamente. Abbiamo avuto un DPR di riordino degli ordini professionali in Italia. Le nostre professioni oramai, soprattutto quelle tecniche, non parlo solo da ingegnere, ma anche come architetto, come geometra, come perito, sono oramai totalmente liberalizzate e credo che svolgono un ruolo importante a supporto proprio nell'interesse generale, a supporto dei cittadini e della pubblica amministrazione. Il percorso di riforma è stato completato, entrerà in vigore da gennaio del 2014. Credo che nessuno più oramai parli di soppressioni degli ordini. Questa riforma è stata fortemente voluta dalle categorie professionali, in particolare da quelle dell'area tecnica. Non abbiamo sbarramenti all'ingresso, se non quelli della competenza e dell'etica e della deontologia professionale. Ingegnere, qual è la realtà in Basilicata degli ingegneri? È una Beh, categoria vitale, dinamica? guardi, proprio qualche minuto fa si è completato lo spoglio delle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Su 2.400 iscritti hanno votato circa 1.200 colleghi. Credo che sia un dato significativo nel momento in cui viene meno la partecipazione dei cittadini alla politica. Questo è un segnale molto forte. Circa il 50% dei professionisti iscritti al mio ordine, che io ho avuto l'onore di presiedere, oggi svolgo un incarico a livello nazionale che è incompatibile con il ruolo territoriale, sia un risultato straordinario. Tenga conto che si vota in un unico seggio che è allocato all'interno della sede dell'Ordine a Potenza e che i colleghi, soprattutto in quest'area, ma anche dell'area del Pollino, dell'area ancora più sud, hanno affrontato viaggi di 200 km per poter esercitare questo diritto dovere. Credo che questo sia un segno anche di attaccamento all'ordine, ma anche di forte presenza di quest'ordine sul nostro territorio provinciale. Ingegnere, una curiosità statistica, la Basilicata, qual è la percentuale in Basilicata degli ingegneri? È una percentuale Guardi, nazionale o... qui non so se dire purtroppo o dare un giudizio positivo. È evidente che per effetto della nascita dell'Università degli Studi di Basilicata è enormemente aumentato il numero, in modo esponenziale, il numero degli iscritti all'ordine. Pensi che anche non essendo più giovane, ma anche insomma, molto molto avanti negli anni, quando io ho studiato quasi 30 anni, più di 30 anni fa, si poteva studiare ingegneria solo in Italia meridionale a Bari e a Napoli. E altrimenti bisognava andare a Roma, non c'era neanche l'Università degli Studi di Salerno, non c'era Cosenza.
Oggi abbiamo 106 province e 53 facoltà di ingegneria in Italia. Credo che bisogna fare una riflessione su tutto questo. Sicuramente, proprio per effetto dell'alta qualità anche degli studi di ingegneria, noi abbiamo un risultato agli esami di Stato di abilitazione alla professione. Con fallimenti pochissimi, all'ordine del 4-5%, quindi il 95% dei giovani colleghi supera subito l'esame di Stato, proprio perché non ci sono sbarramenti, dicevo all'inizio, sono quelli della competenza, dell'etica, dell'antologia professionale, però questo determina purtroppo in una situazione difficilissima economica per l'Italia, ma soprattutto per il nostro Sud, problemi di collocazione e di allocazione sul mercato estremamente complessi. Credo che vada fatta una riflessione su questo e credo che un territorio come questo non possa rinunciare alla presenza di 2.400 in gran parte colleghi di altissimo livello professionale, proprio per un futuro di questa terra. Lo dico perché l'amministratore di questa realtà di Maratea so di quanto sia difficile il governo del territorio, dovendo in definitiva in un equilibrio tra i 40 anni ed oggi ancora non siamo arrivati al termine, perché partiamo con un programma di fabbricazione che porta alla data del 1969. Di un piano regolatore dichiarato decaduto dal TAR perché un cittadino trova un cavillo per produrre ricorso al TAR e il TAR hanno un piano. Poi, alla fine degli anni 80, abbiamo un piano territoriale coesistito. Dopodiché, a metà degli anni 90, riparte la necessità di arrivare finalmente a un piano regolatore generale. E ahimè, dopo la mia consigliatura è quasi a termine perché in scadenza dal momento in cui non ci sono le elezioni. C'è il signor Marcuzzi, che sono l'ingegner Basini, che tra l'altro l'ingegner Todoro, che tra l'altro sono stati anche membri della nostra commissione ambientale. Commissario, meglio commissario.